Non si può che ricordare la presenza di questi alberi monumentali che con la loro esistenza costituiscono una grande rilevanza paesaggistica, visiva e psicologica. La grandezza del fusto con la vasta chioma, la notevole altezza, ricordano la loro lunghissima vita e i fatti storici connessi o avvenuti nelle vicinanze dell'esemplare stesso. Ne fanno una presenza che non può che portare ammirazione e rispetto. La Villa Reale, la sontuosa residenza ordinata dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria come casa di campagna per il figlio Ferdinando I, edificata da Giuseppe Piermarini a partire dal 1777. Di fronte alla villa c'è il viale Cesare Battisti, che collega Monza a Milano e nelle giornate limpide si può vedere il Monte Rosa che collega idealmente Monza a Torino. La villa è circondata da due corpi, uno ospitante la cavallerizza e l'altro il teatrino di corte. All'interno della villa vi sono 600 stanze disposte su tre piani. Oggi, dopo il restauro, ospita mostre ed eventi speciali. La pianta è a forma di U su una superficie di 51.000 metri quadri, di cui 11.300 coperti.